SAN infatti ha detto che con ogni probabilità si tratta dell'osservazione di massa di un fenomeno di questo tipo fra le prime e più importanti del mondo, e credo che abbia ragione. Ma vediamo se ci sono anche degli svolti, delle testimonianze maggiori o se qualcuno riuscirà a pubblicare anche un libro su D'altro questo. canto, non dimentichiamo che, per esempio, per ricordarne una di recente, no? L'anno scorso, vi ricordate la USS Omaha, no? Dove è saltato fuori quel filmato dove si vede uno di questi oggetti accanto alla unità da guerra americana che poi a un certo punto si inabissa nell'oceano e se ne va per i fatti suoi. Giustamente, come ha detto prima Alfredo, dimostrando di essere un mezzo in grado di procedere in qualunque ambiente, quindi il vuoto assoluto, un'atmosfera o anche un fluido più denso come l'acqua. E i cosiddetti USO, Uso, Unidentified Submerged Objects, e in Italia abbiamo una casistica imponente di questo tipo, la dicono lunga su questo. Questi oggetti infatti non volano nel senso proprio del termine, ma evoluiscono. Tant'è vero che poi possono effettuare dei bellissimi splashdown, immergersi e procedere tranquillamente come un sottomarino. Ci sono addirittura delle foto tratte da un sommergibile della US Navy che fa vedere tutto questo. E sarebbe anche interessante farle vedere, perché non sono mica un segreto. Ma queste sono cose che gli ufologi seri conoscono, sono gli ignoranti che non le conoscono. Questo è il problema. Spesso anche i giornalisti, anche perché il giornalismo, e vi parla uno che ha 47 anni di iscrizione all'albo, sono necessariamente dominati dalla fretta, non possono sapere tutto. Spesso si affidano a internet, che talvolta riporta sciocchezze colossali, non sempre, naturalmente. E quindi chiaramente più di una volta i giornalisti hanno fatto delle grigie perché hanno dato corpo a notizie riprese da internet male. Ma questo, vabbè, fa parte, sono gli incerti del mestiere. Ricordatevi che con gli UFO non si sono mai fatti soldi. Ricordatevi che, per esempio, in Italia, un paese che legge pochissimo e male, siamo i fanalini di coda, no? Nel mondo per la lettura. Vuol dire che il sottoscritto, pubblicato nel corso del tempo, dal 73 a oggi, oltre una cinquantina di testi su argomenti più o meno di questo argomento o affine, qualcuno dice, ma Pinotti sarà miliardario. No, voi lo sapete che una normale casa editrice ti dà, se il volume che pubblichi tu sei un autore affermato, ma si va dall'8, ma se sei proprio bravissimo si può arrivare anche al 9-10% sul prezzo di copertina lordo su cui poi devi pagare le tasse. Considerando che ovviamente la diffusione dei libri è quella che è in Italia, capite bene che scrivere un libro per un migliaio di euro se ti va bene, ma se ti va bene, no? Non converrebbe a nessuno se uno volesse far soldi. Quando poi tu pensi che, per esempio, io ho più di 15 libri in Oscar Mondadori, gli Oscar Mondadori cosa ti danno? Essendo un'edizione pocket, ti dà il 5% sul prezzo di copertina lordo. Per cui c'è giustamente mia moglie che più volte mi ha detto: scusa, ma che perché continui a scrivere per costoro? No? Che praticamente sì, ti daranno un po' di visibilità maggiore, però in realtà alla fine non solo ti sottopagano, ma ti usano, ti prendono in giro. E il problema è che uno può anche accettare di farsi prendere in giro se sa di esserlo. E se ha in ballo altri obiettivi. È tutto lì. È una questione di scelte. Comunque, ricordiamoci una cosa: Alfredo può anche avere ragione quando dice quello che dice. Il futuro ci dirà come si metteranno le cose. Io credo che, però, se continueremo a comportarci come ci siamo comportati fino ad oggi, cioè in maniera pulita, obiettiva, retta, concreta, alla luce del sole, ma anche dicendo le cose che è opportuno dire nel giusto momento. Ricordatevi che c'è un tempo per ogni cosa. Ci sono dei poveri sciocchi
che magari, avendo avuto accesso a certe informazioni, sono andati di punto in bianco a tirarle fuori. Hanno quasi tutti fatto una magra fine, nel senso che poi sono stati irrisi, buttati da parte, e tutto quel che segue. Ma perché? Perché non ci si comporta così. Devi farlo nel momento giusto, quando i danni non ci devono essere. Perché se tu ti comporti in maniera sprovveduta, i danni ti arrivano addosso. È normale questo. Un modo abbastanza buono per evitare anche questo è, io ho sempre cercato di farlo, l'ho anche ricordato prima, qualche volta è molto più opportuno dire la verità parzialmente e fermarsi a un certo punto, a dirla tutta, che non dire tutto subito, perché se dici tutto subito e ci hai preso, allora sì, hai ragione te, c'è il rischio che possa succedere un incidente, qualcosa del genere. Perché? Perché hai colmato la misura. Se invece tu, diciamo, dici cose che fanno danni, certo, ma che in fin dei conti, insomma, qualcuno può poi cercare in qualche modo di controbattere, anche se male, e allora ti si fa dono della vita, perché poi tutti sanno che una persona che si è messa particolarmente in vista e che viene suicidato o che diventa vittima di un incidente, non ci crede nessuno e diventa ovviamente da personaggio che diventa praticamente un punto di riferimento anche post mortem, diventa un martire. E è più scomodo da morto che condannato. Certo, il post mortem. E fammi, Roberto, posso. Ad esempio, scusate, su questo, scusa Giorgio se ti interrompo, ma su questo punto voglio dire una cosa che secondo me è importante. Hynek ha avuto nell'ultima fase della sua carriera un tumore al cervello. Io non ci credo che quella cosa è stata naturale. Non ci credo nemmeno un po' che è stata naturale. Perché? Perché già in quel tempo, già a quell'epoca, gli americani stavano progettando le armi a microonde. E Esatto. quindi è molto facile con un cannone, con un cannone, un Indurre il fucile a campo. microonde, anche sperimentale, indurre un tumore al cervello di qualcuno. Assolutamente Quindi sì. io non ci credo minimamente che Hynek è morto per cause naturali. Poi mi assumo la responsabilità di quello che dico. Io sono convinto di questo. Poi. Visto che hai tirato fuori questa storia, da amico stretto di Hynek, che è stato uno dei miei mentori, non c'è dubbio, di cui sono stato ospite a casa sua tante volte, che ho visto tante volte e via dicendo, che conoscevo a livello familiare come tanti suoi altri amici, no? Devo dire che anch'io fatico a pensare che la morte di Hynek sia puramente casuale. Anche perché io so benissimo, anch'io, che all'epoca si poteva indurre i tumori. Quindi, detto questo, se c'era una persona scomodissima, era proprio Hynek. E quindi, più di tanto, non era il caso che andasse avanti. Giorgio, fatti dire da Roberto che li conosce i nomi dei due gatti di Hynek. Squeaker e Oliver. Squeaker era una bellissima gatta nera che squittiva, di qui il nome, no? Squeaker, no? Faceva un mia, sembrava quasi uno squittio di uno scoiattolo, e Oliver era signorile, tutto pomposo, eccetera, eccetera. E Hynek diceva, remember, cat people are UFO people, cioè quelli che hanno i gatti si occupano di UFO e viceversa. E questo è vero, perché anche io, per esempio, in casa ho sempre avuto gatti e non è casuale. Pochi si rendono conto che in realtà Incontri ravvicinati del terzo tipo non è solo un film di fantascienza. È stato realizzato con pazienza certosina in modo da far vedere, ricostruendoli,
i modi più comuni di manifestazione del fenomeno UFO. Quindi è anche un film didattico, che chiaramente ha una trama di fantasia, come è ovvio, e dove fra l'altro in un cameo alla Hitchcock c'è anche, quando gli alieni poi scendono, no? Il professor Joseph Allen Hynek, il grande astrofisico americano che è il padre degli studi legati all'ufologia, che è stato usato come consulente per il film e che lì guarda e vede anche lui gli alieni scendere. Oggi, fra l'altro, c'è la serie televisiva, l'ha mandata in onda Rai 4, no? Appunto intitolata Project Blue Book, che è praticamente una commemorazione di Hynek, un po' fantastica ovviamente, ma molto interessante. Ne hanno già fatte 2 stagioni, speriamo che ci sia anche la terza. E c'è in questa anche proprio la scena di lui che guarda il set di incontri ravvicinati del terzo tipo che abbiamo visto adesso. Ecco, tutto questo, dai cartoon alla cinematografia, in qualche modo ci ha fatto entrare anche psicologicamente nel meccanismo esistono altre Sì, forme di ma vita, per dirò di non più, creare anche psicosi. certo, dirò di più, si ha Domani. ragione di ritenere, da vari elementi che sono a disposizione oggi, che in realtà sia stato proprio effettuato un programma. In sostanza, le autorità americane, soprattutto l'intelligence, avrebbero facilitato come dire, il fatto che Hollywood promuovesse tutta una serie di film atti a far capire alla gente in maniera tranquilla, serena, non scioccante, che non siamo soli nell'universo. Grazie, noi ci fermiamo ma pochissimi istanti, poi torneremo di nuovo per parlare di UFO e alieni, ma soprattutto anche per parlare dell'uomo, che cosa ne pensa e ad oggi qual è il suo pensiero a riguardo. Senza tanto clamore, da tempo ormai vengono pubblicate pagine da fonti governative con relazioni molto dettagliate, tra l'altro, e analisi di fenomeni non compatibili con le nostre capacità tecnologiche e scientifiche. L'Agenzia Spaziale Francese è stata fra le prime ad aprire i file di queste informazioni. Che effetto le ha fatto quando c'è stata questa apertura da parte di alcuni stati, da parte di alcuni governi? Ma allora diciamo una cosa, che gli Stati Uniti, l'abbiamo detto prima, dopo oltre 20 anni di studi ufficiali si sono inguattati, no? Salvo adesso essere costretti, dopo quello che è successo nel 2017, quando i piloti della Marina USA si sono ritrovati di fronte agli UFO sul Pacifico dopo il loro decollo dalla portaerei Nimitz e hanno filmato all'infrarosso questi oggetti per lungo periodo di tempo con tutta una serie di dati che attengono a questo incontro. E beh, prima la Marina, poi il Pentagono ha detto sì, in effetti dobbiamo ammettere che il fenomeno esiste, anzi bisogna costituire una task force per occuparsene. E allora ecco che il Senato americano ha detto: ah, ma scusate, ci avete sempre detto che non ve ne occupavate, che non c'era niente. E adesso ci dite questo. Allora guardate, tutto il materiale secretato che voi avete lo dovete rilasciare a noi entro 180 giorni. Non sono ancora scaduti. Vediamo cosa succede. Comunque, mentre gli americani facevano tutto questo, i russi lo stesso. Quando l'Unione Sovietica è collassata, è venuto fuori, e tra l'altro lo abbiamo diffuso noi in Occidente, noi del Centro Ufologico Nazionale, è venuto fuori un dossier del KGB sovietico su questi fenomeni, che tra l'altro lascia sbalorditi, perché vediamo che lo stesso tipo di fenomeni li segnalavano anche oltre la cortina di ferro. E i francesi, non deve sorprendere troppo che abbiano fatto Proprio la Francia. outing per primi, perché i francesi, in nome della grandeur della France, sanno benissimo che per distinguersi dagli americani bisogna sempre un po' sbalordire. E allora loro si sono fatti il loro centro per lo studio degli UFO presso il Centro Nazionale Studi Spaziali Americano del CNES, il CNES. loro CNR, no? Che opera dal 77 ed è ancora operante e che ha agli atti una grande quantità di queste segnalazioni e hanno loro stessi dichiarato che il 28% di queste segnalazioni non sono spiegabili e sono dati acquisibili online addirittura. Quindi, se vogliamo, un po' uno schiaffo alla opera di secretazione che è stata fatta finora. Negli anni. L'Italia stessa, dal 79, si occupa del tema a livello istituzionale perché il presidente Andreotti a suo tempo disse: vabbè,
abbiamo avuto fra il 78 e il 79 un incredibile acuirsi di segnalazione in Italia. Chi se ne deve occupare? L'aeronautica, fate voi. E c'è il reparto generale sicurezza della nostra aeronautica che segue il problema, ha gli atti, ed è tuttora operante, ha gli atti qualcosa come circa 500 dossier ufficiali, non danno spiegazioni, ma registrano però il fenomeno. Ci sono, ci sono. Addirittura in piena pandemia abbiamo avuto delle dichiarazioni clamorose, alcune sono passate tra l'altro un po' in sordina nonostante davvero fossero importantissime. Per esempio quella del direttore del Dipartimento di Astrofisica dell'Università di Harvard, poi quella del direttore della sicurezza spaziale israeliano. Ecco, addirittura avrebbe detto Trump sapeva e avrebbe parlato. Sì, allora il problema è questo, è giustissimo, la pandemia ha visto passare sotto traccia notizie che in un altro periodo sarebbero finite sulle prime pagine, non c'è alcun dubbio. In particolare Haim Shed, israeliano, ai vertici della struttura spaziale israeliana, ai vertici della sicurezza israeliana e dell'intelligence israeliana, generale infatti, fra le altre cose, e professore universitario, no? Accreditato in tutto il mondo, se n'è tranquillamente uscito dicendo: se io avessi fatto queste dichiarazioni 5 anni fa, probabilmente mi avrebbero ricoverato in ospedale per accertamenti. Oggi però lo scenario è diverso e credo che certe cose si possano dire. Cosa ha detto? Perché siamo pronti o perché i governi in qualche modo iniziano? Io penso che le ragioni siano due. Un po' perché la gente è sicuramente più pronta e un po' perché quello che sta succedendo, la pandemia, non consente più di tanto a certi organismi di bloccare o tamponare le cose. E lui ha dichiarato addirittura che gli Stati Uniti, non da ora, hanno già contattato esseri extraterrestri a livello formale ed esiste un accordo, lo ha detto lui, fra gli Stati Uniti e costoro e entrambi hanno interesse, perché questo creerebbe immani problemi nel pubblico, a che ufficialmente non sia ammesso questo. Quindi un accordo con una sorta di federazione intergalattica. Sì, qualcuno ha usato questo termine, ma la realtà è che in effetti, se ci si pensa, dicono gli inglesi, se non è vero è ben pensato, no? È un vecchio adagio. Però in realtà pensateci bene, se noi oggi, dall'oggi al domani, dovessimo ammettere che non solo esseri extraterrestri esistono, ma che costoro ci visitano da tempo immemorabile e sono enormemente a noi superiori, tecnologicamente, e forse non solo, ma sarebbe forse l'evento più sconvolgente di tutta la storia umana. E naturalmente l'impatto sulla gente sarebbe di difficile controllo. Questo non perché io sono sociologo, qualunque persona di buon senso lo capisce. Tanto è vero che il silenzio che è stato imposto dalle autorità americane in origine, devo convenire che è comprensibile che sia stato applicato in prima battuta, oggi non più. Oggi se stai zitto vuol dire che hai interesse a tacere perché hai i tuoi disegni. Allora, se tutto questo fosse vero, capite bene che siamo stati ingannati per decenni ed è anche comprensibile. Ci sarebbe anche una base comune su Marte? Sì, addirittura sì. Ora, qualcuno si è messo a sorridere quando è stata fatta questa dichiarazione. Io non posso commentarla, però vorrei fare presente una cosa, guardate che anche la storia dell'astronautica, non crediate che ce l'hanno raccontata per come è andata, assolutamente no.